possiamo procedere alla discussione dell'interpellanza iscritta al numero mecanografico 03071, presentata appunto dai consiglieri Bertole e Appendino, e avente come oggetto polvere del cantiere del Palazzo della Regione Piemonte, risponde l'assessore La Volta. Grazie Presidente, ringrazio il consigliere Bertola per questa interpellanza che tratta dell'area ex avio di Vienizza, ove in corso di realizzazione la nuova sede della Regione Piemonte. L'interpellante nell'articolata interpellanza pone quattro quesiti, proverò a rispondere in modo puntuale ad ogni singolo quesito. Il primo: chiede il consigliere Bertola se sia stata effettuata un'analisi sul terreno e sui materiali di scavo presenti nel cantiere, se siano previste bonifiche ambientali dell'area e a che punto siano. Il sito è in procedimento di bonifica già dal 2004, sui terreni e sulle acque di falda sottostanti sono state effettuate numerosissime indagini ed analisi ambientali. Nel 2006 è stato approvato il progetto di bonifica dei terreni e le relative attività sono state avviate da RI Investimenti, che sa essere il consigliere Bertola la società cedente l'area alla Regione Piemonte. Nel passaggio della gestione della bonifica da RI Investimenti alla Regione Piemonte, proprietaria dell'area, gli interventi di bonifica sono stati conclusi solo parzialmente. In particolare sono stati conclusi gli interventi sul comprensorio 2, sede del futuro palazzo regionale, e la bonifica ai limiti commerciali e industriali di tale comprensorio è stata certificata dalla provincia di Torino. Attualmente è in corso di approvazione l'aggiornamento del progetto di bonifica per il comprensorio 3, che sarà in futuro sede di un'area parco. Inoltre, entro la fine dell'anno, è prevista la presentazione del progetto di bonifica della falda, sulla quale è stato realizzato un sistema di messa in sicurezza d'emergenza. Il consigliere interpellante chiede ancora se sia stato predisposto un piano di movimentazione delle terre e rocce da scavo. Il piano di gestione delle terre è stato predisposto dall'impresa appaltatrice del nuovo palazzo regionale ed approvato dalla Regione in quanto ente competente in questo caso. Il controllo di pericolosità del terreno e quindi indirettamente delle polveri è attuato durante lo scavo come previsto dal piano di gestione delle terre. Sono inoltre già in atto misure di mitigazione dell'impatto, piste di cantiere innaffiate, strade esterne spazzate regolarmente, ruote dei camion lavate prima dell'uscita del cantiere, cassoni dei camion coperti. Gli interpellanti chiedono ancora cosa contengano i sacchi bianchi attualmente visibili nel cantiere e perché si sia reso necessario uno stoccaggio di tale genere. I sacchi bianchi contengono materiali con amianto e sono sacchi appositi impermeabili alle fibre di amianto. Provengono dagli scavi effettuati al di sotto di alcune solette del preesistente stabilimento industriale, ove erano presenti macerie contenenti amianto. È necessario tenere separati tali materiali dal resto dei materiali scavati sia per la loro pericolosità sia per la loro corretta gestione e smaltimento. Il loro smaltimento avviene periodicamente in funzione delle capacità ricettive delle discariche autorizzate allo stoccaggio di tali rifiuti. Ulteriori dettagli in proposito potranno poi essere ulteriormente richiesti alla Regione Piemonte. Infine, gli interpellanti chiedono che tipo di materiali vengano portati via dal cantiere e come e dove vengano smaltiti. Dal cantiere vengono portati via rifiuti costituiti da terreni o altri materiali, quali maceri, ferrame, eccetera. I terreni in parte sono inoltre gestiti al di fuori del regime dei rifiuti, a norma di legge per utilizzo in sito e fuori dal sito. Le molteplici destinazioni dei materiali in uscita dal sito sono essenzialmente discariche o impianti di trattamento o altri cantieri, in ogni caso tutti autorizzati allo stoccaggio o trattamento o riutilizzo di tali materiali. Grazie consigliere La Volta, e ora la parola al consigliere Bertola. Grazie, ringrazio l'assessore per la risposta comunque esaustiva, per quanto succinta, ma direi esaustiva, poi se appunto ci saranno altri dati vedremo anche
eventualmente con la regione di recuperarli. Chiaramente l'interpellanza nasce ovviamente dalla preoccupazione di chi abita lì davanti, insomma, intorno a questo cantiere, che ha cominciato a vedere queste, diciamo, discrete quantità di polvere riversarsi sui propri balconi, sulle strade, eccetera. In più con questa comparsa dei sacchi bianchi, che poi, diciamo, sospettavamo che fosse amianto, però appunto non avendo la certezza prima di dirlo abbiamo preferito chiedere, che diciamo è perfettamente normale che ci fosse dell'amianto in uno stabilimento di questo genere, però chiaramente il fatto che ci sia dell'amianto da smaltire crea ulteriori preoccupazioni in chi abita all'intorno e quindi vuole essere rassicurato sul fatto che siano messi in atto tutti i trattamenti previsti dalla legge. Per cui, insomma, capita la situazione del sito, quindi che sostanzialmente il precedente proprietario ha fatto la bonifica ai limiti industriali, quindi adesso la regione credo sta provvedendo a portarlo ai limiti invece per l'area verde, appunto dove ci sarà il parco, e ai limiti per le aree residenziali. Poi magari la regione, ma questi sono fatti della regione, dovrà anche capire se, cioè, il costo di questa operazione, se è giusto che se ne faccia carico la collettività o se magari se sarebbe dovuto far carico il proprietario del terreno, ma queste sono questioni che eventualmente porremo in regione. Però diciamo l'importante dal punto di vista della città è che ci sia un controllo, quindi che ci sia il piano di smaltimento, che ci sia anche una verifica del fatto che tutte le previsioni di legge sullo smaltimento dell'amianto e in generale sulle polveri vengano rispettate, anche proprio al di là della pericolosità, anche nel caso poi in cui le polveri non fossero pericolose, però per la vivibilità, la qualità della vita di chi abita lì davanti è giusto che ci siano queste precauzioni, quindi per evitare lo spargimento di polvere. A questo punto direi, per quanto riguarda questa interpellanza, posso dichiararmi soddisfatto. Verificheremo naturalmente col proseguire del cantiere se tutte queste prescrizioni sono effettivamente rispettate e nel caso contrario ovviamente ci faremo di nuovo sentire. Grazie.